Amici di Tennis Press, abbiamo per la prima volta davanti alle nostre telecamere Giovanni Fogno, che saluto. Ciao a tutti, un piacere essere con voi. Giovanni è un tennista piemontese che si è distinto negli ultimi mesi per delle belle prestazioni a livello future, una vittoria nel torneo di Pula, un'altra finale assieme a Giuliano Kleppo. Volevo chiederti come valuti questo 2019 che è ormai quasi alle porte, vedi il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, cosa puoi migliorare per alzare l'asticella? Sì, diciamo che questo 2019 per me non è stata una stagione molto positiva, avevo aspettative molto alte, purtroppo non sono riuscito a esprimermi al meglio con continuità, ho avuto anche due infortuni che mi hanno un po' condizionato, però insomma non sono mai riuscito a trovare la continuità che volevo. Nonostante qualche buon torneo, ecco, non è stata la mia miglior stagione, però non mi abbatto assolutamente e sono pronto, ovviamente la stagione è quasi finita, sono pronto a ripartire con la preparazione, molto carico per il prossimo anno. Su cosa dovrai lavorare per appunto farti trovare pronto nel prossimo anno? Sei un tennista comunque polivalente, ti adatti bene sia sul rosso che sul duro. Cosa ti manca per fare un salto di qualità ulteriore? Sì, diciamo che mi piace giocare un po' dappertutto, sono cresciuto ovviamente sulla terra rossa, però mi trovo bene anche sul veloce. E direi che le cose che devo migliorare principalmente sono i colpi di inizio gioco, quindi servizio e risposta, e poi sicuramente anche cercare di fare un salto di qualità dal punto di vista fisico. Niente, appunto, la speranza è che con la preparazione invernale che è quasi alle porte, cercare di migliorare questi aspetti e poter puntare più in alto possibile. Hai messo a referto nella tua carriera da junior scalpi importanti su tutte le vittorie su Ogier Yassim e Alex de Minaur che stanno facendo benissimo nel mondo dei grandi. Cosa ti manca per poterli raggiungere in generale? Comunque, come è stato giocare con loro? Sei contento di aver vinto, ma vuoi magari raggiungerli poi appunto nel mondo del tennis che conta? Certo, sono due vittorie che ricordo con grande piacere, ovviamente. Diciamo che loro avevano un anno e due meno di me, quindi c'era un pochino di differenza fisica, però la sensazione è che il livello non sia così differente, ecco, anche a livello futures sono tutti tornei competitivi e quando si sale magari Challenger non è così tanta la differenza come si può pensare, quindi ecco, penso che con i miglioramenti che ho in testa di poter fare, la sensazione e la speranza è quella di poter essere competitivo ai livelli più alti e perché no, cercare di raggiungere questi ragazzi che ovviamente stanno facendo benissimo. Hai dimostrato di avere il livello anche per giocare nei Challenger, hai battuto Lorenzo Sonego a Brescia 2 anni fa, hai vinto un bel primo turno a Genova contro Gustavo Elias nel 2018, quindi si può fare, insomma. Volevo chiederti, disputi la Serie A per un team locale, ossia della tua terra, chi sono i tuoi compagni, ti senti a casa? Sì, hai nominato due vittorie che sono probabilmente le più importanti della mia carriera e queste mi danno consapevolezza nel senso che so di poter giocare a quel livello e insomma sta a me dimostrarlo. E per quanto riguarda il campionato squadre, gioco al Tennis Club Piazzano, in primavera abbiamo conquistato la promozione in Serie B, che per la città di Novara è un traguardo che non è mai stato raggiunto, quindi insomma è stata una bella emozione, siamo carichi per l'anno prossimo, insomma non ci poniamo limiti, siamo una squadra molto affiatata, c'è Federico Maccari, Matteo Siccardi e un paio di ragazzi stranieri, insomma siamo anche molto amici, quindi è un piacere giocare in casa e ci troviamo tutti molto bene. Ok, allora mi correggo, in bocca al lupo per il team di Serie B. E in chiusura, ringraziamenti da fare, penso che il tuo sponsor ti stia vicino, ti supporti, quindi insomma, a chi vanno le 2 parole di ringraziamento? Assolutamente, il mio sponsor che mi segue dal punto di vista dei vestiti old school, che mi aiuta molto, è un grande supporto per la mia attività in generale, quindi ci tengo a ringraziarlo, e ovviamente Babolat che mi segue dal punto di vista puramente tecnico con la fornitura di
del materiale appunto tecnico e quindi un grazie a entrambi. Vi faccio un grande in bocca al lupo da parte mia e da parte di tutti i lettori e ci vediamo presto. Da Pule è tutto per Tennis Press, Alessandro Re, Giovanni Fonio. Grazie mille, a presto.